Allora, ragazzi, ciao a tutti, buonasera. Tra poco inizia Roma-Milan, per noi fondamentale, fondamentalissima per cercare di stare il quanto più possibile vicini ai nerazzurri. Vediamo come andrà, ci vedremo fine del primo tempo e poi finale partita per parlarne velocemente e poi domani video completo post partita. Andiamo a vedercela. Vai, ciao, forza Milan. Eccoci qua ragazzi, come vi avevo pronosticato prima, fine primo tempo, Roma a Milan, bel primo tempo, deve essere sinceramente proprio bel primo tempo. Mi sono piaciuti i nostri, qualche disattenzione difensiva, e abbiamo diciamo coperto bene finché possibile. Non hanno sfruttato le occasioni quelli della Roma, noi uguale, due reti annullate giustamente, e un po' troppe occasioni, poi contropiedi sprecati anche per noi, rigore che ci ha risolto questo primo tempo, netto, netto, però comunque una bella partita, la Roma super pericolosa, soprattutto con Mkhitaryan e chi è? Chi è quell'altro? Spinazzola? Chi è? Pellegrini. E Pellegrini sono due spine nel fianco nella nostra difesa. Abbiamo sempre queste voragini centrali a mezzo al campo che da lì parte tutto. Però ora ci vediamo dopo per finale di partita. A vostro Barzi è tutto. Godiamoci questo secondo tempo, sperando che sia bello, bello allegro e spettacolare come il primo. Nessuno se l'aspettava, eh. E niente, speriamo che Dio ce la mandi buona e senza cameraman, no, lo dico io, senza mutande, ok? Ciao, a dopo da vostra Sebardi. Ciao, ciao, ciao. Finale di partita, siamo di nuovo qua, finita questa partita, abbiamo sbancato l'Olimpico. Raga, è stata... Cioè, il risultato va bene, 3 punti sorpresi, è stata una bella partita e devo fare anche complimenti alla Roma perché hanno giocato bene, bene, bene. Tra tutte e due le squadre è stata una bella partita, come ho detto alla fine del primo tempo. E poi c'è stato l'episodio, però da una parte anche il risultato bugiardo perché è stata una partita veramente combattuta e ben giocata, spettacolare, a tratti proprio spettacolare. E con cattiveria. Comunque domani ci vediamo per post partita dall'angoletto rossonero. Non mancate all'appuntamento. Un bacio dal vostro Sebazzi. Ciao e forza Milan. Ciao.